Weekend di Pasqua, cosa fanno i torinesi? Gita fuori porta o a casa in famiglia? Ecco alcuni programmi in vista di quei giorni festivi, magari di ispirazione, per chi non avesse ancora deciso. Venerdì Santo, la Chiesa ricorda i misteri della Passione e stasera alle 20 una trasmissione inedita tutta dedicata alla Sindone. Una Pasqua da tutto esaurito, da musei, hotel e ristoranti, i rincari non hanno frenato l'invasione di Torino da parte dei turisti, soprattutto stranieri. Sport, Juve, i provvedimenti per i cori razzisti contro Lukaku tra tribuna sud chiusa per un turno e due tifosi banditi. Domani per Toro Roma, al ritorno d'avversario dell'ex capitano Belotti. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG Piemonte, l'informazione regionale di GRP Vera TV. Lo avete sentito dai nostri titoli, parliamo di Pasqua, con questo weekend che è la giusta occasione per trascorrere del tempo con i propri cari e fare qualche gita fuori porta. Molti gli appuntamenti in tutta la nostra regione e manifestazioni di diversa natura, questo per accontentare esigenze di grandi e piccini. I torinesi cosa hanno scelto di fare? Quali i loro programmi? Siamo andati a chiederglielo. Lungo weekend pasquale, che cosa è in programma? Che cosa farà? A parte l'acquisto dei lilà, che sono i miei fiori preferiti, sto a casa con gli amici. Basta, niente di più. Farete un pranzo tra amici? Un pranzo tra amici, in campagna, da un'amica che ha il giardino, sperando che il tempo tenga. La piccola gita fuori porta, diciamo casalinga, familiare. Che cosa farà Pasqua e Pasquetta? A casa. Tranquilli, la famiglia. Un pranzo? Certo, a casa, Pasquetta, certo, però a casa. Relax, ci si concentra un po' sulla cucina. E basta, tanta pappa. Lungo weekend pasquale, cosa avete in programma? Noi facciamo da mangiare, le solite cose di Pasqua, l'agnello, perché fai i carciofi, classici piatti di Pasqua. Quindi non fate la classica gita fuori porta, rimanete a casa. Quindi signora, a lei tocca cucinare, che cosa cucinerà di buono? Ma qualche antipastino di sicuro, torte salate così, poi ho l'agnello della pasta fresca e la pastiera, perché noi ce l'abbiamo di tradizione. Andremo 2 giorni in montagna, tanto che non ci andiamo, quindi se speriamo nel tempo. Programmi per questa Pasqua 2023? Sì, anch'io andrò un paio di giorni in montagna e... così per rivedere gli amici, insomma. Si stacca la spina 2 giorni? Ma sì, ci si ricarica un po' nella natura. Cosa avete in programma? Lavoro, faccio l'infermiera, quindi si lavora sui turni. E quindi i turni non conoscono ovviamente i giorni festivi? Assolutamente no, si lavora e basta. Ma non riesci a ritagliare qualche ora per, non so, un pranzo, una cena, per stare un po' con la famiglia, gli amici? In base al turno che si fa magari si riesce a ritagliare, in questo caso no, perché facendo le notti dormirò di giorno. Vado in campagna e faccio vita bucolica. Cosa farà? Andrò un po' in giro per Torino. Quindi un lungo weekend pasquale da turista? Sì, anche se sono abitante qua da 60 anni, però ci sono cose nuove, case ristrutturate che vale la pena di andare a vedere, quindi... A Torino tranquilla, gli altri scappano, a parte che c'è sempre gente. E cos'è in programma? Cosa farà? A casa, in famiglia, che è la cosa più bella che ci sia. Passare in famiglia, le feste. Cosa avete in programma di fare? Relax, un po' di cucina immagino? Relax, cucina, non lo so, magari una passeggiata, un po' in bici. Si sta insieme comunque per questi giorni di festa? Sì, con la famiglia. E oggi è il Venerdì Santo, il venerdì che precede la Pasqua. La Chiesa ricorda la Passione e la morte di Gesù. Ai credenti vengono chiesti astinenza e digiuno. Le chiese sono quasi al buio, i tabernacoli degli altari maggiori sono vuoti, non suonano le campane. Le ostie consacrate nella messa di ieri sono raccolte negli altari della reposizione. In alcuni casi le chiese sono rimaste aperte addirittura tutta la notte o comunque fino a tarda sera. Non si celebra l'Eucarestia. Questa sera alle 20 andrà in onda la Sindone di Torino tra mistero e spiritualità. Uno sguardo giornalistico, vi presenteremo la docuserie realizzata da Officina Cultura e Territorio e la Bativision per la regia di Omar Pesenti, che ci guiderà alla scoperta della storia e del mistero che circonda questo reperto unico al mondo. Il documentario andrà in onda per la prima volta in TV.
Non finisce qui, a seguire avremo un dibattito in studio con Don Roberto Gottardo, presidente della Commissione Diocesana per la Sindone, e il sindonologo Bruno Barberis, che ci aiuteranno a comprendere i diversi aspetti della Sindone e a rispondere alle domande più frequenti. La trasmissione andrà in onda questa sera alle 20 sul canale 15 con Danilo Poggio. Ed ora passiamo alla cronaca. Sono andate avanti tutta la notte le operazioni di spegnimento del maxi incendio divampato ieri pomeriggio in un'azienda che si occupa di lavorazioni di carni a Rivoli, in provincia di Torino. I danni sono ingentissimi. Sul posto anche l'ARPA Piemonte, che sta naturalmente monitorando l'eventuale presenza di gas inquinante nell'aria. Noi ci siamo recati sul luogo dell'incidente. Sono continuate tutta la notte le operazioni di spegnimento e bonifica dell'azienda di lavorazioni Euroavicola al Tornado Carni, situata a Rivoli in provincia di Torino, andata a fuoco ieri pomeriggio. Stamattina la zona era ancora transennata e si sentiva un forte odore di fumo. Oltre a numerose squadre, autobotti e l'autoscala, i vigili del fuoco hanno anche utilizzato il robot antincendio telecomandato per le opere in condizioni di pericolo di crolli della struttura. Nella notte il tetto è poi crollato. Il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli, ha invitato i residenti a tenere chiuse le finestre. Intanto l'ARPA Piemonte sta monitorando la situazione. Che cosa è successo e che cosa avete rilevato? Siamo arrivati qui ieri pomeriggio ad evento in corso, verso le 16.30 è scoppiato questo incendio e ha interessato la parte sommitale dell'edificio, quindi il tetto che aveva una coibentazione in materiali isolanti, quindi materiali plastici, polistirolo e anche i materiali di imballaggio, sempre a base di PVC e plastici all'interno dell'edificio. E l'incendio è divampato rapidamente. Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno avuto molta difficoltà a spegnerlo a causa del rischio di crollo, non riuscivano ad entrare all'interno. Noi abbiamo riscontrato valori di concentrazione dei principali inquinanti diciamo abbastanza elevati nella zona immediatamente a ridosso dell'incendio, però fortunatamente la dispersione atmosferica era tale da determinare una dispersione in aria ad alta quota, con ricaduta che c'è stata soltanto poi nella notte, quando le temperature si sono raffreddate, nella zona nord confine fra Rivoli e Alpignano. I residenti hanno dormito con tutte le finestre chiuse, questa era un'ordinanza del sindaco. È stata un'indicazione precauzionale, però anche dai rilievi che abbiamo fatto fino alla mezzanotte di ieri non abbiamo riscontrato valori di concentrazione preoccupanti nelle aree residenziali. Questa mattina sono riprese le misure, sono rimaste ancora diciamo entro valori relativi al fondo ambientale. Le misure invece su stazione fissa le abbiamo fatte e i risultati le avremo tra qualche giorno, in particolare le misure relative alle diossine PCB che si possono essere sviluppate dall'evento. Quindi al momento i residenti possono stare abbastanza tranquilli? Sì, non ci sono elementi al momento di preoccupazione. E torniamo ora a parlare di Pasqua, ma all'insegna del turismo. Per esempio, solamente per la giornata di oggi, il Museo Egizio ha già registrato il tutto esaurito. Secondo i dati di Confesercenti, gli hotel saranno quasi pieni e in tavola non mancheranno uova, colombe e carne, nonostante i prezzi siano aumentati. I commercianti, spiega Confesercenti, stanno facendo di tutto per tenerli sotto controllo. Sentiamo. Turismo e tradizione. Secondo i dati raccolti da Confesercenti di Torino, a Pasqua ritornano i turisti e in tavola non si rinuncia a colombe, uova e carne. Sicuramente sarà un'ottima Pasqua dal punto di vista turistico, i flussi in arrivo sono consistenti e dopo 3 anni di Covid ci sarà anche un ritorno di molti stranieri. Per quanto riguarda la tradizione, ovviamente, giustamente, noi italiani siamo amanti del buon cibo, delle tradizioni e non ci faremo mancare quella qualità che contraddistingue l'offerta enogastronomica del nostro paese. Ma siamo tornati a numeri legati al 2019, pre-pandemia? Dal punto di vista turistico assolutamente sì, addirittura si possono e si stanno superando. Ci sono flussi importanti, ricordiamo che anche l'aeroporto in questo ci sta aiutando con molte nuove rotte, molti nuovi voli che hanno la forza di portare tanti nuovi stranieri qua da noi. Quindi ci sono il comparto del turismo, il comparto legato agli alberghi anche sorride. Sì, di sicuro i numeri sono molto positivi, sono stati positivi anche in questo inverno, i mesi di gennaio e febbraio che tradizionalmente non sono numeri in cui la città di Torino fa grandi arrivi, invece anche gennaio e febbraio quest'anno sono andati molto bene.
E dai vostri dati emerge che ci sono degli aumenti legati a quello che verrà portato in tavola. I commercianti come fanno a calmierare i prezzi? Non sono i nostri dati, è l'inflazione che lo dice. Ciascuno di noi, prima di essere imprenditore, è anche cittadino, e quindi ciascuno di noi fa la spesa e vede come purtroppo tutte le cose sono aumentate in quest'ultimo anno. C'è da dire che i commercianti si sono fatti carico di una parte di, come posso dire, di calmieramento di questi aumenti, tenendosi in pancia gli aumenti che hanno subito a loro volta dai propri fornitori. È ovvio che questo si può fare solo in parte, è ovvio che per mantenere quel piccolo margine di guadagno che ha il piccolo commerciante è costretto a riversare poi sul cliente finale questi aumenti. Però io credo che ancora oggi il piccolo commerciante, il mercato rionale, siano quegli elementi dove trovare un modo per calmierare i prezzi. Quindi nelle vicinanze? Sicuramente, quando si va dal piccolo commerciante si fa un favore a lui, ma al posto in cui si vive. In occasione di Pasqua e Pasquetta riaprono anche i beni FAI e si potrà così andare alla scoperta del castello e del parco del Masino nel torinese e del castello della Manta invece nel cuneese. Sentiamo. Gite fuori porta e il tradizionale picnic non possono mancare per Pasqua e Pasquetta e restano tra gli appuntamenti preferiti. Anche quest'anno scoprire e visitare alcuni beni del patrimonio piemontese sono l'occasione che unisce la cultura al vivere un'esperienza a contatto con la natura apprezzando l'arte. Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, da sabato 8 a lunedì 10 offrirà la possibilità di visitare due residenze reali tra il torinese e il cuneese: il castello con il parco di Masino nel comune di Caravino nel torinese e il castello della Manta nel cuneese. Il castello di Masino apre eccezionalmente per Pasqua e propone al pubblico visite guidate. Per Pasquetta, con il biglietto d'ingresso, si potrà visitare liberamente il parco e spostarsi nel viale per gustarsi un picnic. La giornata potrà proseguire con la visita libera alle sale monumentali oppure con percorsi guidati dedicati a tutta la famiglia. Grandi e piccini inoltre potranno partecipare insieme e cimentarsi in giochi coinvolgenti come la caccia alle uova e gli scacchi giganti. I turni di visita saranno alle ore 11:30, alle 14 e alle 16:30. Anche il castello della Manta, in provincia di Cuneo, apre a straordinarie visite guidate in occasione della Pasqua. Sabato e domenica si potrà viaggiare nel tempo e nella storia visitando le sale dell'ala del 400, con la grande sala baronale e i suoi affreschi, la cinquecentesca sala delle grottesche con la galleria, la grande cucina e le cantine. Dopo il percorso, che svelerà particolari inediti e curiosità sulla storia della fortezza e dei suoi abitanti, ci si potrà rilassare in giardino o dedicarsi a divertenti attività e giochi della tradizione. Per chi visiterà il castello il giorno di Pasquetta potrà consumare il proprio picnic in giardino o negli spazi verdi circostanti il castello. I bambini poi potranno divertirsi partecipando a laboratori manuali, ad attività ludiche e a simpatiche animazioni, fino ad esplorare il maniero con visite guidate a partire dalle 10:45. Ed ora passiamo allo sport con il calcio. È arrivata con un turno di squalifica per la Tribuna Sud, il primo responso da parte della giustizia, del giudice sportivo, dopo i corri razzisti nei confronti dell'attaccante nerazzurro Lukaku durante Juventus-Inter. La squalifica della curva e la chiusura verrà scontata nella sfida di campionato contro il Napoli. Intanto la società ha individuato e bandito i due tifosi ritenuti responsabili degli insulti. Uno dei due è minorenne. La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato diventato virale con frasi e gesti razzisti durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Nel mirino l'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta l'ANSA, la società ha segnalato alla Digos i due nomi, un minorenne e un adulto, e avrebbe già deciso di bandirli dallo stadium applicando l'indice di gradimento. Per i minorenne si profila un divieto per 10 anni, per i maggiorenni a vita. La Juve inoltre chiederà gli atti delle indagini di polizia per valutare l'eventuale ricorso contro la chiusura del primo anello della Tribuna Sud e le 3 giornate di squalifica inflitta a Juan Cuadrado. Per il colombiano finisce dunque la Coppa Italia. Intanto la squadra sta preparando la trasferta di sabato sera contro la Lazio, il big match della 29esima giornata. Maurizio Sarri è secondo in classifica. Con gli eventuali 3 punti si garantirebbe un piazzamento in Champions League.
Ma quello è anche l'obiettivo di Massimiliano Allegri, che vede il quarto posto a meno 6 punti. E poi c'è sempre la questione della penalizzazione da considerare comunque. Lazio-Juventus promette spettacolo. Dopo, la testa può tornare all'Europa League con lo Sporting Lisbona dietro l'angolo. Forti emozioni in attesa anche in casa Torino. C'è attesa per la sfida dei Granata contro la Roma. Arriverà anche l'ex capitano Belotti. Intanto stasera alle 21.30, Orgoglio Granata del venerdì in servizio. Nel sabato di Pasqua, domani il Torino ospita la Roma alle 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Ovviamente le attenzioni sono tutte sul Gallo Belotti, che all'andata sull'1-0 per il Torino al 90esimo volle battere il penalty del pareggio, ma colpì il palo, anche se poi la Roma pareggiò poco dopo con Matic. Belotti in campionato non ha ancora fatto gol, si entra soltanto nelle coppe europee, in Europa League, e ovviamente potrebbe sbloccarsi proprio contro il Torino, anche se José Mourinho lo manderà in panchina perché la scelta è chiara: Ebram andava avanti con Dybala alle sue spalle. Belotti poi potrebbe entrare in campo nel secondo tempo, e proprio quando si alzerà dalla panchina probabilmente riceverà tanti fischi dai tifosi Granata, che tanto l'hanno amato in 7 anni, di cui 5 da capitano, ma non gli hanno mai perdonato quel silenzio al momento dell'addio nei lunghi mesi estivi dello scorso anno, e ovviamente la decisione di voler battere e poi sbagliare quel penalty. Ioric intanto fa la conta dei giocatori disponibili, recupera sicuramente Miranchuk in attacco, che si gioca con Vlasic e Radonjić un posto come sottopunta alle spalle di Toni Sanabria. In difesa dovrà essere confermato il trio Gravion, Skurs e Buongiorno, mentre sulle fasce giocheranno Singo e Rodriguez, anche se Lazzaro, parso in grande forma nella partita contro il Sassuolo, rientra dopo l'infortunio, potrebbe avere una chance soprattutto nel secondo tempo. In mediano non recupera Ivan Ilic, dunque sono confermati Ricci e Linetti. Il Torino ha bisogno solamente di una vittoria perché si sta allontanando dalla zona conference. Dopo il pareggio con la Sassuolo, le vittorie di Bologna e Fiorentina, servono i 3 punti, e serve soprattutto il colpaccio contro la Roma scatenata di José Mourinho. D'ora vi lascio le previsioni del tempo con Trebi Meteo, poi lo speciale gastronomo continua il viaggio a Vinitaly, a seguire una nuova puntata della nostra rubrica In Salute di Giancarla Tenivella. Grazie per averci seguito, restate con la programmazione ricchissima di GRP Vera TV. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In serata, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Bentrovati, benvenuti al Gastronomo edizione Vinita, l'edizione speciale. Siamo sempre qui in mezzo ai banchi, ai stand espositivi, per raccontarvi altri pezzi del Piemonte a Vinitaly. E allora oggi andiamo nel cuore del Monferrato e poi andiamo nel Moscato, insomma abbiamo molte altre storie da raccontarvi, perché queste sono le storie del Piemonte e queste sono le storie che hanno costituito il grande patrimonio vitivinicolo della nostra regione. E allora partiamo con questo piccolo ma molto intenso viaggio nel Piemonte. Asti Vibe, con questa bella anche grafica, è un modo per raccontare l'Asti qui a Vinitaly. Con il direttore c'è dietro anche una colomba, perché ovviamente questo è anche uno stand, diciamo, molto aperto al piacere e alla piacevolezza, come l'Asti. Certo, cogliamo sempre l'occasione per rimarcare gli abbinamenti che i vini permettono, i nostri vini, i vini Moscato d'Asti e Asti Spumante, quindi
avvicinandoci alla Pasqua ci sembrava opportuno comunque, grazie agli amici dell'Accademia Maestri Pasticceri, anche assaggiare e abbinare una colomba artigianale di altissima qualità. Uno degli abbinamenti, lo diciamo spesso, uno degli abbinamenti più tradizionali è sicuramente in questo caso, visto che stiamo guardando a Pasqua, con la colomba, però sappiamo che l'Asti in realtà sta facendo anche tutto un altro percorso, che in realtà della tradizione piemontese, un po' rimoscato con le acciughe, c'è sempre stato, quindi non è una novità di oggi. Quello degli abbinamenti, diciamo, fuori dalla concordanza con piatti dolci è tradizionalmente stato una parte importante della storia, diciamo, gastronomica del Piemonte, certo. Perché comunque al di là dell'abbinamento con pane, burro, acciughe, ma anche con i salami, con gli affettati, ma se lo vogliamo vedere anche da un punto di vista, diciamo, di un consumo più internazionale, il curry indiano, certo. O la zuppa thai o piatti piccanti della tradizione cinese si sposano benissimo con questa tipologia di prodotto, che anzi ha bisogno di caratteri, diciamo, di dolcezza per smorzare la piccantezza, talvolta gli aromi forti che appunto determinati piatti nel mondo comportano nella degustazione. Quindi l'invito è sempre di sperimentare, assaggiare, non si offendano gli amici dell'Asti, anzi sono pure felici perché così mostrano questa ricchezza che, come si diceva, all'estero c'è già, in Italia forse siamo un po' più tradizionalisti, ma in realtà abbiamo visto che in Piemonte la tradizione era altra. E poi beh, ci sono un sacco di novità, innanzitutto vabbè, qui c'è una magnum di Asti di OCC Dolce, c'è anche il brutto, oltretutto anche nella vostra bottiglia istituzionale. Da alcuni anni ovviamente il disciplinare di produzione permette che vengano proposte sul mercato anche tipologie con residuo zuccherino inferiore rispetto al dolce, quindi recentemente si è arrivati a porre sul mercato anche una tipologia brut. Quindi vi sono aziende che producono brut, dry, extra dry, e, oltre ovviamente al tradizionale dolce. Questo è comunque un aspetto molto particolare perché l'uva moscato continua a mantenere anche nelle versioni diciamo a grado zuccherino inferiore una propria tipicità. L'aromaticità del moscato è sempre distinguibile rispetto ad altri vini, diciamo, di analoga tipologia. Consorzio Barbera d'Asti, vini del Monferrato, uno dei consorzi indubbiamente più noti nel cuore del Piemonte, vediamo dietro però alle spalle perché si parla già di una manifestazione, cioè voi della Barbera siete qui a Vinitaly ma già pensate al 18-21 maggio. Purtroppo siamo costretti ad andare avanti e portarci avanti col lavoro. Questo evento che vede coinvolti veramente dei pezzi da 90, io prima ironicamente ho detto, scherzando, che ci coinvolgiamo degli amici, eccetera, però obiettivamente dobbiamo dire che il momento in cui c'è Sopexa, che è la più grande agenzia internazionale per quanto riguarda la promozione del vino e non solo del vino, a livello internazionale, nel mondo, e Merano Wine Festival con il suo patron coinvolti direttamente in questa, diciamo così, in questa sfida, obiettivamente penso che non potevamo chiedere di più, anche perché per poter partire bene era necessario costruire bene anche le fondamenta. Cosa succederà al Castello di Costigliole? Beh, succederanno tante cose. Beh, innanzitutto ci saranno dei momenti dedicati sia al pubblico, abbiamo voluto fare un match, sia al pubblico che ai professionisti del settore. Quindi degustazioni guidate, le famose masterclass, ci saranno dei banchi d'assaggio aperti anche al pubblico con delle isole dove ci sarà la possibilità di assaggiare non solo le barbere, magari la Barbera d'Asti, che è quello che ci identifica, il vino che ci identifica tutti è sicuramente la Barbera d'Asti, ma tante altre peculiarità, dal Vignolino al Rouquet, all'Albarossa e tutti quelli che sono i vini che noi tuteliamo. Contestualmente ci troveremo a uscire fuori dal castello per andare su Nizza Monferrato, dove ci sarà un seminario, una masterclass dedicata, e lo stesso faremo su Castagnole Monferrato, dove ci sarà invece una masterclass dedicata al Rouquet. Quindi mettiamo al centro queste che sono le tre denominazioni più importanti che in questo momento ci stanno dando soddisfazione: Nizza di OCG, Rouquet di Castagnole Monferrato e la mamma di tutti che è la Barbera d'Asti. Hai trovato la Barbera e i vini del Monferrato? Beh, devo dire che è un territorio che conosco da più di 30 anni, no? Quindi è un territorio che mi ha sempre, diciamo, creato un certo fascino, è un territorio
dove mi trovo bene. Quando entro in questo territorio vedo le colline, no? Soprattutto poi quando arrivi magari a ottobre, novembre, dopo il Wine Festival, no? È veramente uno spettacolo e un'emozione. Con questa partnership sicuramente posso dare un contributo importante, quello che sono convinto, che credo e riesco a comunicarlo in una maniera decisiva e poi essere anche un garante per il consorzio, perché quello che ho realizzato al Merano Wine Festival è proprio quello di promuovere l'alta qualità, promuovere territori vocati, promuovere un po' quelle chicche che rappresentano i vari territori. E conoscere magari delle aree che all'esterno non sono comunicate più di tanto. Io parlavo del Grignolino d'Astio, della Freisa, no? Che sono prodotti dove uno pensa che sono di facile beva. E invece no, stanno venendo fuori con una complessità, con una loro identità. È proprio questo che è la mia intenzione, grazie proprio alla professionalità che ho acquisito negli ultimi 30 anni. E allora ci vediamo al Castello di Costiglione dal 18 al 21 maggio. Vi aspettiamo in tanti. Piemonte protagonista anche con il Roero, questo territorio, ma ce lo diciamo ogni volta che ci incontriamo, Presidente, che si sta facendo conoscere alla grande tra i bianchi e i rossi, un territorio che racconta tanto anche percorrendolo in bicicletta. Le occasioni di conoscere il Roero ormai sono infinite, possiamo dire. No, allora, il Roero è una zona che sta crescendo tantissimo per la sua unicità, perché è un territorio che sussiste solamente su 19 comuni e su questi 19 comuni, diciamo, matura bene sia un grande vitigno bianco, che nel nostro caso è l'autoctono Arneis, che nasce proprio nel Roero attorno al 1400, ma soprattutto abbiamo anche in comune, assieme agli altri territori piemontesi, il grandissimo Nebbiolo. Quindi è un'unicità che, diciamo, sulle stesse colline, una vigna di fianco all'altra, venga fuori sia un grande bianco, un grande rosso. Forse addirittura in Italia non ci sono casi del genere, dobbiamo già andare oltre Alpe per trovare delle situazioni così. Naturalmente il Roero, a diversità di altri territori, ha la sua peculiarità. Una è appunto quella che vi ho appena raccontato dei due vitigni, ma sicuramente è un territorio che non è una monocultura soltanto legata attorno alla vite, ma in realtà il Roero offre tantissimo. Offre anche frutticoltura, perché grazie ai nostri terreni, che comunque danno dei forti profumi primari di frutta a tutto ciò che viene coltivato, abbiamo dalle pesche alle fragole agli asparagi, passando logicamente per l'uva, ma soprattutto anche una parte ancora naturalistica, molto wild, la fascia delle rocche, dove praticamente si può immergere veramente in un verde fantastico. Quindi il Roero, in realtà noi siamo il consorzio dei vini, però i produttori di vini del territorio hanno capito che noi dobbiamo essere territorio, tramite il nostro territorio che il Roero sta crescendo. E allora qui si parla di Piemonte in queste puntate speciali del Gastronomo a Verona con Vinitaly 2023. Ovviamente non possiamo non parlare di un po' di rossi, finalmente parliamo anche di rossi. E i rossi piemontesi, naturalmente sono i grandi rossi noti, Barolo, Barbaresco, eccetera, eccetera, e ne parleremo di Barolo poi, ma parliamo anche di rossi del nostro Monferrato. Quindi siamo qui all'interno di uno stand che di rossi ne sa parecchio per storia. E parliamo, non so da quale partiamo, perché allora qui nel bicchiere abbiamo un Nizza. Buongiorno, abbiamo un Nizza riserva generale che proviene dai nostri vigneti di Agliano Monferrato. Nizza è una denominazione abbastanza recente ma veramente splendida, solo per determinati comuni. Quando parliamo di Nizza parliamo di una barbera indubbiamente con un livello molto alto, di grande qualità, di grande capacità di invecchiamento, con una frutta che però permette di poter arrivare a un invecchiamento straordinario. Non so che annate stiamo assaggiando. Assaggiando il 2016 di una riserva, il 2018 della Nizza base, diciamo. E sì, sono vini importanti, vini che possiamo abbinare ai prodotti tipici piemontesi. Parliamone, anche. Giustamente sono lì davanti, non li vedevo perché ho le bottiglie che me le coprono, ma lui lo vede. Parliamo di un salame di Nizza Monferrato, parliamo delle tome delle nostre vallate, diciamo, e poi anche, sto guardando, di una robiola di Roccaverano, che comunque è sempre Piemonte. E allora direi che possiamo fare, visto che c'è il salame, io farò una cosa che non si fa, cioè lo prendo proprio direttamente con le mani. E quindi abbiamo un pezzo di salame. Facciamo, sì, lo facciamo tutti e due. Ci facciamo un brindisi con
Salame Nizza direi che è perfetto. Unizza Barbera, diciamo Unizza Generala, che è una riserva, e una fetta di salame. Ci sta. Buon vino Italy. Anche a voi. E intanto possiamo partire anche con questa intervista, appunto, mentre il vicepresidente del Consorzio Tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte ci versa un nebbiolo, ovviamente, ma c'è tutta una lunga storia, una lunghissima tradizione del vitigno nebbiolo nell'Alto Piemonte, che adesso sta riscoprendo, possiamo dire, una nuova giovinezza. Una nuova era, direi, più che nuova giovinezza, perché con la nostra storicità non è corretto parlare di giovinezza, però un nuovo impulso, una nuova era, un nuovo momento di forte attenzione verso il nostro territorio, questo sicuramente sì. In passato è stata la culla della viticoltura piemontese, in quanto la superficie produttiva in Piemonte sostanzialmente si sviluppava in Alto Piemonte. Dopodiché c'è stato quindi un periodo di, non di stasi, perché molte aziende hanno continuato comunque a lavorare in Alto Piemonte, ma c'è stata una drastica riduzione nella superficie utilizzata. L'Alto Piemonte poi si divide in altre 10 denominazioni: Gattinara, Ghemme, Bocca, Sizzano, Para, Bramatera, Lessona e poi Colline Novaresi, Valle Ossolane, Costa della Sesia. E quindi questa frammentazione fa sì che le nostre produzioni ormai in alcuni casi siano veramente piccole e di nicchia e quindi poco conosciute. Però cosa capita? Capita che in sostanza la gente ora sta cercando espressioni e precise identità e noi con i nostri terroir siamo in grado di dare queste specifiche identità. Per questo ci teniamo a conservarle e a mantenerle in comunque freschezza, sapidità, mineralità, sono le caratteristiche più importanti dei nostri nebbioli, che non hanno forse il tono muscolare di altre zone, ma giocano la partita proprio sulla finezza, sull'eleganza, su queste cose e sull'identità territoriale. La gente in questo momento sta cercando questa tipologia di vini veramente molto riconducibili a un territorio specifico. Però sostanzialmente i nostri suoli vulcanici anche in questo periodo ci stanno aiutando perché l'escursione climatica di cui beneficiamo grazie alla vicinanza del Monte Rosa e il fatto di lavorare su sabbie marine, su rocce porfidiche e altro, comunque anche in periodi così difficili da un punto di vista climatico, sono comunque un aiuto.